10 quadri che raccontano la vita di San Rocco. Siamo qui e quando il padre muore e gli strappa la promessa di essere sempre liberi di essere nati, quando la mamma la divisa da carità. Poi qui abbiamo San Rocco che cura gli appestati. C'è tutto, sono 10 quadri. Sì, molte immagini. Sono state donate nel tempo e poi sono tutti regali che avevano fatto a me, oggetti che avevano dato a me. Ho fortuna non tenerli in un magazzino, ma esporli anche far vedere alla gente. Sì, è stato un grande lavoro. Erano dei locali in disuso, qui c'era stata la scuola, c'era stato il collocamento, vero? Erano in disuso l'amministrazione precedente a quella che adesso ci diede un comodato, tutto abbiamo sistemato anche meglio. Ma Cabriani, nel 2004, avevo conosciuto il Parco, loro erano venuti a Milano, ho fatto a Roma, e mi avevano chiesto se volevamo fare il convegno europeo qui. Io l'ho fatto il convegno europeo qui nel 2004 e fu una grande cosa, poi i capriatesi si sono affezionati. La mia presenza è stata sempre frequente, e abbiamo pensato a fare questo museo. Cioè, diciamo sì, dopo Roma, e questa e poi c'è Caserta. Qui siamo riconosciuti della diocesi di Caserta, quindi questa è la teca che abbiamo realizzato per il vescovo, dove all'interno c'è la foto con il decreto del riconoscimento, quello è l'ultimo libro che mi ha regalato lui con la sua dedica di andare avanti e di avere coraggio ad andare avanti. Franco non c'è? Franco vieni. Salutato l'arcivescovo? Eccellenza, il fratello del vescovo, Franco. E la moglie, un amico, sì, mi parlava sempre di lei. L'ultimo libro che mi ha regalato Monsignor Farina. Ti piace? Che tu mi hai amato, come tu sai amare, come tu sai amare, perché ho perso il mio sguardo nella tua immensità, nella tua immensità. Se tu mi chiedessi chi sono, non direi solo grazie per tutto e per sempre, grazie a te, grazie a te. Thank you.
O fu perciò con simpatia, per amore o nostalgia, che quella sera ti ho scritto una canzone. O la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già abbattuti. Tristezza amara era la mia, spinta solo da pazzia, che tende a ricordare solo ieri. E non capivo che parlavi e mi tenevi stretto al cuore, come un bimbo appena nato ero per te. Ma poi t'ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. T'ho scritto amore, solo amore, sì sei tu il mio Signore, sei solo tu, sei solo tu. Momenti poi sono i miei, previsti solo nel finale, che mettono la mente nel cantiere. Riflessioni da bambino e mi vedo da lontano e non capisco perché mi cerchi tu, Signore. Io posso anche amarti, posso anche lodarti, ma non so che valore ha la mia preghiera. Mi sforzo di capire, mi pare di sentire, ti ho cercato, ti ho trovato, ti ho amato. Ma poi t'ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. T'ho scritto amore, solo amore, sì sei tu il mio Signore, sei solo. Da 5 anni nella comunità di Capriati al Volturno, dove possiamo dire San Rocco è di casa in virtù della presenza in questa comunità del Museo di San Rocco, della reliquia del braccio di San Rocco custodita tutto l'anno nel santuario diocesano e della disponibilità. Sei solo tu. Ma poi t'ho scritto solo grazie per avermi dato. Sei tu il mio Signore, sei solo.